Buonasera dal TG3, sempre in primo piano la manovra in attesa di definire con maggiore precisione i diversi interventi e in vista della riapertura dei mercati maggioranza e opposizione si scambiano accuse. Il Partito Democratico lo ha fatto da Piazza del Popolo con un'affollata manifestazione. Allora, vediamo i titoli del giornale. Il PD in piazza a Roma, Martina, la manovra è una truffa per il popolo. Renzi, il vero pericolo viene dalle scelte irresponsabili del governo. I militanti chiedono unità. Conte, non vogliamo strappi con l'Europa. Di Maio sulla manovra, lo spread è colpa di chi fa terrorismo mediatico. Salvini, convinti delle nostre scelte, andremo fino in fondo. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dello tsunami che ha colpito l'Indonesia. Più di 830 morti, interi villaggi spazzati via dall'onda. Dopo il vertice di Singapore continua il disgelo tra Stati Uniti e Corea del Nord, anzi è quasi amore a sentire Trump. Con Kim ci siamo innamorati, ha detto, mi scrive lettere bellissime. La brutale rapina di Lanciano, preso un quinto componente della banda, si nascondeva nelle campagne circostanti, ai domiciliari un sesto uomo presunto fiancheggiatore. Lotta allo smog, domani le prime limitazioni al traffico in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Divieto di circolazione anche per i diesel Euro 3, ferme 3 milioni e mezzo di auto. Iniziamo dunque dalla manifestazione del Partito Democratico in Piazza del Popolo a Roma. Tutti i big del partito, i militanti più volte hanno scandito la parola unità. Vediamo i servizi di Margonari e Lagorio.